e come arriva il Napoli in base alla sua sensazione, come approccia questa settimana che la vedrà impegnata in rapida successione con Milan e poi Atalanta. Ma innanzitutto, secondo me, abbiamo fatto quello che dovevamo fare e portare a casa altri 3 punti è stato molto importante. È una partita sicuramente che abbiamo dominato dall'inizio alla fine, perché quando finisce comunque la partita al 65%, tiri 24 volte in porta e hai 16 angoli, non so cosa posso chiedere di più ai calciatori. Sicuramente è quello che posso chiedere, che noi dobbiamo capire che, visto che nessuno si aspettava questa posizione del Napoli, è inevitabile che le squadre quando vengono qui vengono molto, molto guardinghe, quindi bisogna avere la pazienza, la calma, non farsi prendere la frenesia che non si fa gol, perché il gol può arrivare anche al 95esimo. E quindi, ripeto, sono contento perché sono partite molto difficili, perché attacchi tanto, rischi. Se non sei bravo a prepararti alla fase negativa, di prendere delle ripartenze e di rimanere poi col cerino in mano. Quindi sono contento per questi altri 3 punti contro una squadra sicuramente che non c'entra niente con quel posto che è adesso in classifica e l'altra gara che ha giocato e ha perso 6-0 in casa. Quindi detto questo, auguro loro sempre il meglio a Lecce. Sono convinto che alla fine otterranno la terza salvezza consecutiva. Radio CRC, a seguire. La settimana, pensiamo martedì, perché la settimana è lunga. Oggi è sabato, ancora dobbiamo fare domenica, il weekend, magari ce la godiamo la domenica, cioè ce la godiamo tra virgolette perché sarà lavorativa per chi non ha giocato, è inevitabile che andiamo a affrontare una situazione anche nuova per noi. Perché giochiamo praticamente dopo 3 giorni, anche quando abbiamo fatto in Coppa Italia col Palermo erano 4 giorni, mi sa, è una situazione che dovremmo essere bravi ad affrontare, perché comunque è un test importante contro una squadra forte come un top club a San Siro, sapendo le difficoltà che ci saranno, però ecco. Ci andiamo anche nella maniera giusta, ecco, sapendo che quello che dovevamo fare non l'abbiamo fatto comunque fino adesso. Radio CRC. Non a giornata di campionato, il Napoli vince un'altra partita, tra virgolette, sporca, no? Come si suol dire nel calcio, un po' come quello. No, le partite sporche sono diverse. Le partite sporche è quando tu prendi, metti l'elmetto, ti difendi e con un contropiede la vinci. Questa è una partita totalmente diversa, non c'entra niente con lo sporco. Cioè non, ecco, io voglio anche chiarire perché sai, tante volte parliamo poi di tattica ed è giusto anche darvi i concetti giusti. Questa non c'entra niente con la partita sporca, questa è una partita contro una squadra chiusa che tu dovevi comunque pulirla, ma noi l'abbiamo pulita. Magari possiamo dire che dall'altra parte hanno giocato una partita sporca, ecco, ma cioè, giusto per equilibrare un attimo la situazione, perché sennò a casa mia si dice confondo l'asso con la figura. Ok, vai. Allora, diciamo che non è stato facile, Capito? diciamo, Ma, segnare. sì, non è stato facile, ma quando trovi squadre così chiuse, ripeto, non sono partite sporche, sono partite dove avere la pazienza, devi avere la qualità, l'organizzazione per cercare di fare gol e di non subire contropiede. Questo è. Ad Empoli sicuramente al primo tempo abbiamo fatto una partita sporca. Ecco. Aggiungo, Sì. dopo la nona giornata, ecco, vincere partite così difficili che non Ecco. si riesce magari a spuntarla subito, ha consapevolezza comincia ad avere consapevolezza di dove può arrivare il suo Napoli. E poi se Milano rappresenta un crocevia importante già per lei. Ma guarda, sicuramente il fatto che tu mi faccia questa domanda è una bella domanda, una domanda anche intelligente, nel senso che queste partite, portarle a casa, noi alla fine abbiamo finito la sosta, se vi ricordate, che prima della sosta già parlavamo delle 5 future partite, no? E quindi già mettevamo in cantiere dicendo Empoli e Lecce sono partite facili, poi i test saranno contro Milan, Atalanta e Inter.
Ma io non posso darvi torto, no? Perché alla fine... Ma il problema è che una squadra che comunque si sta rimettendo a posto, le partite poi con l'Empoli e con Lecce le devi vincere. E voi vedete, no? Che difficoltà poi, soprattutto nel campionato italiano, dove trovi squadre tatticamente super, super preparate, come oggi il Lecce, riuscire a portare a casa i tre punti. Quindi io penso che la squadra ha dimostrato grande maturità a fare quello che doveva, perché sulla carta tu eri più forte dell'Empoli, sei più forte del Lecce, quindi le partite le devi portare a casa. Oggi ci prepariamo adesso ad affrontare il Milan a San Siro, sapendo, ecco, che sapete benissimo che San Siro, Milan contro Inter, non è una passeggiata di salute per nessuno, però ecco, abbiamo anche il dovere, no? E ci stiamo acquisendo anche il diritto di confrontarci per capire un po' come ma non tanto come reagire, più che tipo di partita faremo, capisci? Quello è importante, pensando al Milan, perché la prossima sarà il Milan, non voglio pensare a domenica prossima all'Atalanta alle 12:30, perché sarà un altro, no, poi ci sarà l'Inter, però ecco, io quello che dico ai ragazzi, guardiamo di partita in partita con grande umiltà, con grande voglia di migliorarci, ecco, anche questo dico a tutto l'ambiente nostro, ecco, cerchiamo di essere equilibrati, cerchiamo di essere tutti compatti, perché arriveranno dei momenti in cui si farà più fatica, magari qualcuno rimarrà deluso perché ha volato troppo alto, noi cercheremo di non deludere nessuno, questo è fuori, però capiamo che questa è una squadra che comunque si sta costruendo e sta, secondo me, facendo cose che forse nessuno si poteva aspettare a inizio di campionato. Da questa parte, Gazzetta dello Sport. Sì. Buonasera, mister. Buonasera. Sulla partita di oggi chiedo che risposte ha avuto da Neres e Ngong, se è soddisfatto, visto che era la prima da titolare per loro in campionato. Mentre per martedì, per la partita, per me. Ma l'hai detto prima, mi è imbrogliato. Va bene, allora la faccio sul mio. Vabbè, dai. Dimmi. Negli anni scorsi il Napoli ha sofferto molto l'impatto in partita di Leao, un giocatore che ha sempre fatto male a questa squadra. I giocatori più o meno si conoscono, ormai sono gli stessi. Volevo capire se sta preparando qualcosa di diverso per arginare Leao, che negli anni, insomma, è stato il giocatore che ha fatto più male a questo Napoli. Ok. Guarda, sono contento delle prestazioni di David e di Cyril. Ok, quindi sto rispondendo a una. Ho una domanda, sto rispondendo a una domanda, quindi non mi può dire, cioè, non mi può cazziare, quindi sono contento della prestazione di David e di Cyril. Cyril è un calciatore che, secondo me, dal ritiro ad adesso sta crescendo tanto. Oggi, diciamo che è stato anche un po' penalizzato da questo giallo. C'è stata una situazione su una ripartenza del Lecce che lui è stato molto intelligente, super intelligente, perché io l'ho chiamato e gli ho detto sei stato bravissimo, in cui rischiava di prendere il secondo giallo e ci avrebbe ammazzato. E questa dimostrazione che un ragazzo che sta crescendo a livello di maturità, ha grandi qualità tecniche, deve continuare a lavorare e fare quello che sta facendo. Per quello che riguarda David è un giocatore che determina, è un giocatore che ha delle qualità particolari che forse in rosa non ci abbiamo, ecco. Quindi è un giocatore che ha la capacità di saltarti da fermo e crearti delle situazioni importanti. Sono molto contento anche della sua prestazione. Poi non dimentichiamo che anche per David è la prima volta in campionato, anche per Cyril. Sono contento perché comunque vedo che dietro mi danno delle risposte positive e siamo tutti coinvolti, perché ripeto, tutti i calciatori che ci sono nella rosa, per tutti c'è la possibilità durante la partita di farli entrare in base a quello che vedo, in base a quello che ho bisogno in quel momento. Per quello che riguarda il Milan sarà una partita molto difficile, sicuramente
Leao è un giocatore spacca partite, è un giocatore che si riconce di campo e diventa difficile. E non è solo Leao il Milan, è pieno di grandi calciatori, ecco. Quindi ci dovremmo preparare bene, abbiamo un solo giorno di tempo per farlo, lunedì, però ecco, in questo momento ci vogliamo godere anche questi 3 punti fino a mezzanotte, poi da mezzanotte minuto iniziamo a pensare al Milan già da domani, ecco. È più riposato, ma anche quando uno poi vince più riesce a recuperare più in fretta, ecco. Grazie a tutti. Ok. Un paio di le ultime 2 domande. La Lega ci ha chiesto di decidere la Lega, non lo so perché ci sono altri che devono parlare. Anche me. Dai, velocissimo, rispondo veloci. Le ultime 2, dai, veloci. La Lega ci ha chiesto di. Grazie. Io ho provato da parte mia.